Siamo nel cuore della vecchia Interamnia, nel club Il Coppo, che non ha bisogno di presentazioni. Anche qui è stata allestita una tribuna di quasi gol, una tribuna particolare, una tribuna che forse è la più indicata per poter parlare del Teramo, di questa promozione, di questa situazione attorno alla società e, perché no, anche del particolare momento in cui si trova la società stessa. Una tribuna abbastanza critica, presieduta dal presidente del club Il Coppo, a cui va di diritto la prima domanda. Un parere su questo momento particolare del Teramo, una promozione che dopo 6 anni è arrivata e che era tanto attesa? Noi gli possiamo parlare auguri, chi può parlare? Chi può dire? Bravo presidente. Gli auguri li facciamo tanti, li riceviamo qua in un momento opportuno. E niente commento, so. Non c'è da commentare, quindi un campionato che siamo tutti d'accordo, il Teramo ha sostenuto con brillante supremazia. Allora cominciamo alla mia destra con una domanda che voglio rivolgere anche a tutta la platea. Il Teramo ha vinto il campionato e l'ha vinto forse meritatamente, però attorno a questo campionato, bisogna pur dirlo, si stanno accendendo delle critiche e dei commenti circa l'ultima situazione della squadra, una squadra che in 7 giornate ha raggiunto soltanto 4 punti. Cominciamo con un parere dal signor Erdoganzi. Beh, io dico sì, il Teramo ha vinto il campionato e ci sta bene, perché dopo 6 anni finalmente siamo riusciti a vincere un campionato, però non mi sta bene il comportamento della squadra in questo momento, perché è inutile dire, come hanno detto alcuni addetti ai lavori, dice ma il giocatore ha anche diritto delle ferie. Io posso anche rispondere che lo sportivo che paga le 20.000 lire non può andare a vedere un giocatore che sta in ferie, allora se ne va in ferie lo sportivo. Non mi sta bene che è stato fischiato domenica, questo d'accordo, perché è giusto un po' di rilassamento, però dal dire se il giocatore ha diritto ad andare in ferie, questo non mi sta bene. Ma i tifosi hanno qualche colpa? No, i tifosi l'unica colpa è che domenica hanno fischiato una squadra che ha stravinto il campionato, quello non lo accetto, però non accetto nemmeno che si sono rilasciati un po' troppo, per me. Continuiamo con questo giro di domande, proponendo anche alle altre persone presenti la stessa domanda. Questi fischi sminuiscono il campionato del Teramo e l'impresa ottenuta? Io sono uno vero sportivo, insomma. Sono contento che il Teramo abbia vinto questo campionato 5 giorni di prima. Giustamente noi andiamo a vedere una partita, come dice il signore qui, si paga il biglietto per vedere una buona partita, però il fatto è che la squadra si è rilassata un po' troppo, ecco. E noi pretendiamo di arrivare prima, insomma, in questo torneo. Ma i tifosi forse non dovrebbero fare un po' un esame di coscienza, che forse sono stati un po' pochi e non dovevamo fischiare? Io personalmente non ho fischiato, quindi credo che non si deve neanche fischiare, insomma, questa squadra. La signora Dina forse ha qualcosa in particolare da dire per quel che riguarda il comportamento dei tifosi al campo domenica? I tifosi del Teramo hanno dimostrato che non vogliono la C1, perché come si fa a fare la C1? Una squadra che ha vinto il campionato e vengono fischiati. È una situazione che il prossimo campionato di C1 è una cosa difficile per la società teramana. Forse in questo momento è rivolgere un appello a qualcuno che si possa fare avanti. Naturalmente per gli sportivi, certo, quello senz'altro, ma io penso che ci sta qualcuno che si faccia avanti. Il presidente ha detto che lascia, chi potrebbe sostituirlo? Che lascia. No, assolutamente, il presidente deve rimanere e qualcuno lo deve affiancare. Però non c'è nessuno lo affianca. C'è. Uscirà qualcuno? Forse lei è dello stesso avviso? Signor Renato? Qualcuno forse affiancherà il presidente l'anno prossimo in C1? A Teramo no. Io sono d'accordo che al presidente De Berardis dobbiamo fare un monumento d'oro, perché dopo 6 anni finalmente ci ha riportato in C1. Ora però sembra deciso ad abbandonare. Quella è una storia di ogni anno, non è questione che... Quella è ogni anno la stessa storia, ma me ne vai, ma non me ne vai, però dopo lui rimane e fa una squadra, che io sono sicuro. Però gli sportivi di Teramo, mi associo a Aldo, che non meritano, non sono maturi per la C1. Perché se si contesta una squadra che ha vinto il campionato, il prossimo anno 2 partite di fila che perdono, qua succede il finimondo. Ma noi qua il campionato, purtroppo a fine campionato è successe determinate cose che... La squadra si è rilassata, l'allenatore sta a pensare dell'estire una squadra in un'altra società, quindi per una serie di fattori la squadra deve aiutare. Ecco il ragionamento qual è. Però, chi ha forse colpo? Però io sono per una contestazione costruttiva, non distruttiva, cioè fischiare la squadra, perché dopo, fra 2 domeniche, se fa la festa,
e sono finita tra luce e vino. Contestazione nei confronti di chi? Della squadra. No, della società mai, perché la società, io l'ho detto e lo ripeto, quella Ercolina, la società, bisogna fargli un monumento. Però se il campionato è stato vinto forse perché i giocatori giocavano. Ma sì, è chiaro, però ci sta 50% di giocatori, l'allenatore e la società, non è solo lo, capito, giocatori. Rumignani resta o non resta secondo lei? Guarda, si fa smorto un paio, se ne fa un altro. Perderà qualcosa il Teramo con la partenza di Rumignani eventualmente? Niente, assolutamente niente, perché ce n'è stata la natura in Italia. Forse c'è qualcuno che può spezzare una lancia in favore del mister Rumignani, che forse bisogna riconoscerlo, ha fatto guadagnare il Teramo un'ambita promozione in C1. Signor Pasquale, primo della serie. Ma io volevo dire questo, la domanda forse non è completa, perché per dire se Rumignani è meglio che resti o vada via, bisogna conoscere esattamente la situazione della società. Una valutazione sul campo, io penso che la maggioranza degli sportivi potrebbero dire Rumignani deve restare a Teramo, però siccome si dice, perlomeno credo che sia la verità, che allontanarsi da Rumignani, perdere Rumignani, vuol dire anche risollevare in parte le sorti della società in maniera economica, perché Rumignani potrebbe permettere di collocare alcuni giocatori che in maniera diversa ci sarebbero delle difficoltà, e allora bisogna fare il sacrificio di Rumignani per fare l'interesse della società. Per l'altro, quello che dicevi prima, sia per i fischi sia per il comportamento, io dicevo questo, i giocatori, l'allenatore, è come se avessero fatto un quadro bellissimo, tutto bianco-rosso, peccato che mo proprio alla fine ci vogliono mettere ste macchie nere. Ora non credo che sia una questione di mancanza di professionalità, perché questo sarebbe gravissimo, credo sicuramente sia una condizione fisica che stia venendo meno. Io capisco pure questo, ragionare col cuore, diversamente col cervello. Io capisco quegli sportivi che domenica hanno fischiato, certo non li giustifico perché poi a freddo uno deve capire che è un comportamento scorretto, però andiamo a analizzare, se lo sportivo fischia non credo che sia per amore di fischiare o perché è un appassionato del fischio, è perché qualcuno ha voluto provocare questi fischi e quindi a un certo punto se li deve anche sentire. Ritorniamo un attimo al discorso, De Berardi si ha detto che lascia, qualcuno maligno ha detto che il sostituto bisognerebbe trovarlo addirittura proprio qui dentro al coppo. Ma io forse penso che in questo sia il meno indicato a parlare, anche perché c'ho dei legami con la persona che praticamente è il presidente onorario del COP. C'è questo, ci sono stati sempre rapporti correttissimi con De Berardis e con la società e ci saranno sempre. Io dico che Ercolino, come ha detto prima l'altro socio, ha fatto moltissimo per il Teramo. Ha raggiunto un traguardo che doveva raggiungere prima, perché lo meritava anche prima. Ci sono state delle vicende alterne che non ci siamo riusciti. Ci siamo riusciti quest'anno. La solita storia di ogni anno, si lascia, ma perché si lascia? Perché purtroppo la conduzione del calcio oggi è onerosa. È chiaro che uno non può rovinare la propria azienda per il calcio, quindi ha bisogno di incentivi e di aiuti. Incentivi che devono venire in minima parte dallo sportivo, perché lo sportivo fa tutto quello che può fare, lo farà sempre sia in C1 che in C2, come l'ha sempre fatto. Deve venire dalle istituzioni, istituzioni politiche, istituzioni commerciali, istituzioni industriali. Ci vuole qualcuno che prenda a cuore le sorti del Teramo Calcio, ossia ristrutturare una società, sia perché ha bisogno di essere ristrutturata proprio come uomini e sia per la questione della linfa vitale che è la società, che è vero che è l'atleta, è vero che è l'allenatore, ma prima di tutto è la moneta, perché senza soldi non si fa il calcio. Cerchiamo di coinvolgere qualcun altro. Allora, questi sportivi non hanno forse pienamente ragione? Beh, per me non tanto. I fischi erano giusti domenica al campo? Beh, non tanto, ma comunque il gioco è sempre una promozione comunque che si aspettava e bisogna festeggiare. Sì. Questi festeggiamenti, io coinvolgo tra l'altro nel discorso un signore che al campo non viene da, precisamente? Da 6 anni, diciamo, da quando ce ne uscimo da C1. E perché questo succede? Succede perché invece di andare avanti torniamo indietro, ma io dico questo, ci stiamo preoccupando che la squadra perde o non perde, comunque siamo in C1, preoccupiamoci di fare una squadra per restarci, e basta, non voglio dire altro. Qui ci si lamenta che gli sportivi non vengono al campo, forse lei è proprio uno degli sportivi recuperati, perché l'anno prossimo saranno ai presenti. Erano aperti, cioè andavo al campo, dopo il primo tempo me ne andavo alla casa. Perché quando faranno la C1 seria, però. Seria dovranno essere. Non facciamo che facciamo una C1. Ci dicono alla C2. Dicono che forse lei potrebbe essere il presente adatto per il Teramo. Cioè, no, forse l'amico Vincenzo Bobba, il presidente. Il quale è talmente terribile che si muove continuamente, cioè si agita e agita, quindi potrebbe essere lui il presidente. Che i soldi poi li mettono gli altri, questo non può essere. Signor Taraschi, qualche nome per succedere eventualmente al presidente De Berardis, c'è a Teramo? Piero Chiodi.
Unico, piena ragione. Come mai questa tanta sicurezza? Perché è uno sportivo nato, cresciuto e pasciuto, e poi c'è pure la disponibilità finanziaria. Insomma. Però per fare la C1 ci vuole anche il pubblico, questo pubblico è da C1. Collaborazione. Io volevo dire questo, io sono stato massaggiatore nel tempo di Profeta, Ferraiola, eccetera, eccetera, quando andavamo a Miglianico, Casa Massima di Bari, eccetera, eccetera. Siamo riusciti ad entrare in G1 e questo a me da sportivo, vecchio sportivo, mi fa tanto e tanto piacere. Ammiro i sacrifici, le circostanze che hanno avuto la classe dirigenziale di Berardis, come si chiama quello, tutti i componenti, eccetera, eccetera. Però adesso questo calo della squadra del Teramo, dovuto a che cosa? Non sta da me a dirlo. Super allenamento, vizi, stravizi. Me lo perdonino. Dico questo, così giocando, anche se siamo andati in G1, quando ci rimettiamo di quattrini, se una squadra vince il girone, un giocatore vale 500, se non lo vince vale 250, per me, modestamente lo dico. Quindi questi giocatori dovrebbero sforzarsi e io penso e credo, ho fiducia, che con lo scontro con Martina Franca faranno la più bella partita d'Italia, non di Teramo, d'Italia. Tanto per lo meno gli auguro. Ci sembra comunque che il dito sulla piaga sia stato messo colpevolizzando forse un po' troppo i giocatori. Io vorrei rifare un giro per sentire pareri su questo. Secondo lei, signora, i colpevoli sono proprio i giocatori di questo stato di cose del Teramo attualmente? Per le di questi punti che non vengono come venivano prima? Per me pure un po' il caldo, con i giocatori, io non condivido, a me mi dispiace che la fischiata e basta, perché poveri ragazzi, ci ha portato in G1, ma chi fischia, basta. Ora la tocco su una questione che resta particolarmente a cuore, Romignani parte, chi dice che, quale sarà il sostituto di Romignani? Non lo so. E chi vorrebbe? Romignani. Perché proprio Romignani? Perché mi piace Romignani, che è bravo. Ci ha portato in G1. che resta Romignani. Maurizio Bruno, perché ha lasciato il profumo qua a Teramo, non la pozza. Capì? Ha lasciato il profumo, Maurizio Bruno. Ma dove sono le colpe di Romignani? Dove sono? Le colpe di Romignani. Ma non noi che dico la colpa di Romignani. Che purtroppo però non mi fa parlare, non voglio parlare perché non è bravo, ci ha portato in giù, bravo a Romignani, mo se ne va, che se ne riesco usando il nome del Dio. Allora io vorrei cercare di sorprendere un attimo la platea dicendo che Romignani, è notizia di poco fa, è il nuovo allenatore del Teramo, diciamo nuovo perché è stato riconfermato dal presidente De Berardis. Un giudizio su questa riconferma? A me personalmente mi fa piacere. Non è che Romignani sia un grosso allenatore, questo lo dico a priori, perché io posso, da sportivo, non da tifoso, posso dire che Romignani c'ha anche le sue colpe per il momento attuale del Teramo, perché se era un allenatore serio, prima di tutto aspettava la fine del campionato per dire io me ne vado. Seconda cosa, non ce lo scordiamo, e questo penso che chi capisce un po' di calcio lo può dire, Romignani nell'arco del campionato per me ha sottovalutato un ragazzo come Cappellacci per far fare bella figura da re, perché Cappellacci faceva lo terzino e da re faceva la punta, quando mentre Cappellacci è risaputo che è un giocatore da area di rigore. Forse noi tecnicamente non possiamo discutere. Bravo, quello che volevo dire, il signor Canzio si sta intromettendo in cose forse che non ti appartengono. Romignani è stato un grande allenatore. Ha avuto solo il mestiere, se lui ha avuto degli approcci col Venezia, con Francavilla, è questione di soldi, ognuno abbiamo un'arte, un mestiere, insomma, no. Ma il giro si vede che gli è andato male, deve restare a terra, ben venga a terra, ben resta a terra, insomma. No, lo accettiamo comunque, non però che ha colpe tecniche di Cappellacci, noi siamo andati in G1, Canzio, il G1 lo deve a Romignani, non lo deve né a quello né a quell'altro, insomma, staremo a vedere. Con la collaborazione finanziaria, se entrerà questa collaborazione finanziaria, dei volontarosi della mano e sportivi della mano che posseggono i soldi, per fare la C1 ci vogliono i soldi. Se vendi devi ricomperare, se non vendi rimani con questi e i debiti, se ci sono, questa è la questione amministrativa che si deve vedere purtroppo la società, ti trovi sempre lì. Ma Romignani, ben resta Romignani, viva Romignani, speriamo che un altro anno lui e la squadra fanno meglio. Il suo parere, che forse è uno spettatore neutrale a questo punto. Ma Romignani è stato costretto a restare a Teramo per mancanza di ingaggi da parte di altre società.
Questa è una risposta che noi evadiamo, cerchiamo di dare una risposta qui, secondo lei? Ma io dico questo, io vorrei perlomeno che si verificasse che Rumignani restasse a Teramo per una libera scelta, ben ponderata, perché ci sono tutte le condizioni per restare a Teramo e non perché ci resti di ripiego. Non credo mai, per quel poco che conosca io Rumignani, che sia una persona che accetterebbe di restare a Teramo come ripiego. Io è una persona che stimo moltissimo e questo non lo penso minimamente, insomma. Quindi non è chiaro che il momento che resta a Teramo sarà che lui avrà fatto la scelta per Teramo. Non credo, insomma, che sia un ripiego. Il signore dice forse che non sia un obbligo a rimanere perché non ha più nulla, non ha nessuna squadra. Ma io conoscendo, dirò di più, forse questo è azzardo adesso una previsione, conoscendo il in quel poco, avendo parlato con Rumignani, penso che proprio il tipo che pur di non accettare questo compromesso resterebbe senza squadra. Rumignani vuol bene al Teramo. Come? Rumignani vuol bene al Teramo. Cosa lo fa pensare? Ci ha portato in G1, più di quello. Però qui si sussurrava che il merito forse è del presidente e non dell'allenatore. Presidente è una parte, allenatore, come il presidente fa pure allenatore. La squadra l'ha preparata Rumignani, mica De Berardis. Allora, Rumignani resta. Per favore, sorvogliamo che resti perché non mi faccia dire cose che non voglio dire. Ma che vuol dire? Non voglio parlare. Non parlare più. Non comment. Non vuole pronunciarsi su Rumignani, allora? Sì. Benissimo, c'è qualcuno che vuole pronunciarsi? Allora, Rumignani resta alla Teramo Calcio, secondo lei è stata un'ottima scelta? Ah, senz'altro. I motivi di questa risposta? Perché ha trovato un ambiente che fa per lui, è riuscito a portarsi una squadra, era forse una scelta un po' da vigliacchi, non tentare il salto in C1. Poi, restando Rumignani, è sperabile che gli abbiano promesso un'ottima squadra, o perlomeno una squadra degna di fare il campionato da C1. Non... Secondo lei, qua si discuteva, è arrivato poco fa, del merito o non merito di Rumignani della squadra del presidente. Tra chi va condiviso questo merito della C1? Io penso in ugual misura su tutti, c'è stato un contributo di tutti, ma senz'altro il merito maggiore penso sia quello di Rumignani, perché è riuscito a tenere insieme uno spogliatoio con dei nomi, con dei giocatori che non avevano un nome eccezionale all'inizio del campionato e invece sono riuscito a portare il Teramo in C1 in pratica. Non... Il pubblico che ruolo ha avuto? Ma il pubblico forse ci si poteva aspettare un pochino di più, visti i risultati della squadra. Rumignani ha sempre detto che Teramo ha risposto, la provincia no, forse è vero? Ma oddio, aspettarsi una risposta dalla provincia forse è un pochino ipotetico al momento, anche perché mai nessuno ha creduto tanto nel Teramo. Speriamo che con l'anno prossimo, se riusciremo ad avere una squadra competitiva, che ci sia un contributo provinciale, se così vogliamo chiamarlo, però ecco, oggi come oggi è un po' ipotetico a mio avviso. Bene, allora io voglio svelare che il mio era soltanto un bluff, Rumignani ha deciso di non rimanere comunque a Teramo l'anno prossimo, quindi forse qualcuno sarà contento o meno, ma io vorrei fare un'ultima panoramica sul fatto, ho sentito una voce, qualcuno è contento di cosa? Che se ne va? Perché? Perché lo so, prima di tutto, un mese fa ha detto che noi della Maga non capivamo il calcio, infatti è venuto lui, non ha sbagliato, allora è venuto lui e ce l'ha insegnato. Lo so, vedi. Giù. 30 anni fa non ci portò in giù, però. 2 anni fa perdemmo il campionato per l'allenatore, allora. Ti dico io, per l'allenatore abbiamo perso il campionato 2 anni fa. E te lo dimostro, con i fatti. Quest'anno è andato bene, si dice che i meriti sono suoi. I pregi non prendono. Per un punto, bisogna andare avanti. Brava Brumignani. 2 anni fa che lo partimbe. Rumignani, secondo lei quindi i meriti di chi sono, se non sono di Rumignani? Rumignani senz'altro sta pure, dalla squadra, dalla società è di Rumignani, è chiaro, mica è detto solo che Rumignani, per l'amore di Dio, io tecnicamente non lo discuto, come, però non può fare come gli pare, insomma, ecco, perché c'è ragionamento? Rumignani, ti stiamo un po' antipatico, invece non lo è, insomma, è un uomo che ti ha dato una promozione in G1, con 5-7 settimane anticipate. Ma io penso che gli è andata bene, è fortunato, sa allenare, insomma, questo tecnicamente non sta da noi a giudicarlo, però un fatto è certo, noi siamo in G1, noi abbiamo cambiato girone, non vediamo più sti provinciali, ci valorizziamo come Teramo, ci valorizziamo come giocatore, ci valorizziamo come morale, insomma è tutto, questo è tutto per la nostra città, anzitutto ci auguriamo piuttosto che si riesce a trovare tanti sportivi quatrinosi che aiutano sta vecchia società, perché da come leggo io penso che hanno qualche debituccio, no?
queste non vanno scrollate, non vanno neanche imputate solo a 4-5 volenterosi. Con la collaborazione, con la buona volontà finanziaria, morale degli sportivi, con il nostro popoloso ingresso al campo, perché ci vuole pure la collaborazione finanziaria degli sportivi, con il tifo che adesso purtroppo ci siamo stufati di farlo, penso io, perché quello che abbiamo visto domenica, anche se ci sta qualche remore, ci sta, qualche remore ci sta, ma pensiamo pure, siamo un G1, pensiamo al futuro. Non guardiamo solo al male, guardiamo al bene e al futuro bene che dobbiamo fare con la collaborazione di tutti, società, allenatori e sportivi. Questo è tutto. E viva Teramo e viva la città di Teramo. Allora il nostro... Ecco, allora noi li affacciamo. Gli sportivi che devono fare gli sportivi. Io sono una tifosa, per l'amore di Dio. Però gli sportivi, se vogliono la C1, devono agire diversamente. Allora, il mio ultimo quesito è questo, e facciamo l'ultima panoramica. Il Teramo potrà mantenere la C1 con la collaborazione di tutti, sportivi, squadra e società? No, io dico che se il Teramo ci sta la collaborazione di tutti, sportivi, operatori economici, può mantenere anche la Serie B. Non ce ne scordiamo, San Benedetto, un paesetto di 13.000 abitanti, 14.000 abitanti, c'è la Serie B. Ecco. Però a San Benedetto il pescatore che va al mare, le prime due o tre baschette di pesce è per la società, cioè quello che vende è per la società. Invece Teramo, a parte che perché c'è 20.000 al campo, pare che te la caccia, però in ogni modo... Comunque bisogna sempre rimanere con i piedi per terra, intanto la C1, giusto? Non so capito. Per il Teramo la C1 è alla portata con la collaborazione di tutti. L'abbiamo avuto già una volta la C1, quindi lo possiamo anche tenere. Solo che noi sportivi insomma dobbiamo avere degli abbonamenti, di aiutare. Anche fuori l'abbonamento, se qualcuno insomma può dare un aiuto finanziariamente, ci dobbiamo fare dei sacrifici. Che mi ricordo, quando avevamo la C1, no? Feci 10 cambiere da 10 fino a lire, e non tenevamo una lira insomma, e poi feci 10 cambiere e testimonio tutti i dirigenti, anche Pericoli, il vecchio dirigente del Teramo, insomma, il presidente. Quindi la collaborazione c'è degli sportivi senz'altro? Perché a noi ci piace il pallone, a quei pochi. Ci piace veramente insomma il pallone. E dovremmo essere di più. Forse con 3.000 persone la C1 non si può fare. Ve ne siamo troppo pochi. Ma il campo? Il problema è anche del campo. Il campo mo sta a posto. Il campo. L'hanno costruito? No, ma si fa. Ma no, ne so, mo per quando è per il 10 agosto con la Coppi siamo stati in comune. Il sindaco ci ha fatto vedere tutto il delibero, tutto già approvato, mo comincia subito i lavori. Che la gente che dice che il campo non si fa niente, invece si fa. Ci vuole gli sportivi che devono cambiare mentalità, gli sportivi di Teramo. Non possono fare come fanno. Signor Renato, si può fare allora la C1? Con o senza Rumignani? Con o senza Rumignani, che io ho detto prima, morto un paese se ne fa un altro. Lasciamo perdere la questione Rumignani. Io dico una cosa, col presidente De Berardis, noi in C ci potremmo restare benissimo, perché De Berardis è la società del Teramo, è una grande società. Però hanno detto anche con Piero Chiodi. Anche, ben venga pure Piero Chiodi, anzi lo vogliamo in società Piero Chiodi, perché... Sarebbe anche una fetta di coppo in società. Anche, sì, perché è una soddisfazione. Allora la C1... Non vedo altro presidente a Teramo. Bravo. Come mai? Perché se sono De Berardis Teramo non fa con presidente della squadra. Bravo, bravo presidente. Allora questa C1 possiamo senz'altro farla, però ci vuole collaborazione di tutti. Ma senz'altro, anche perché adesso teniamo, ce l'abbiamo, ce la terremo e faremo di tutto per tenerla stretta. Un po' più di maturità degli sportivi che c'è, un po' più di organizzazione, di professionalità della società che piano piano si acquisisce anche con la nuova categoria, perché le cose non è che si imparano pian piano, e sono convinto che riusciremo a tenerla tranquillamente. Allora, il tifoso che tornerà allo stadio è già un acquisto della Teramo Calcio nel prossimo campionato, la possiamo fare questa C1? Di restarci, e ribadisco sempre questo concetto, cerchiamo di restare in C1, fare una competitiva, non mai per vincere il campionato del C1, ma anche per dare una specie di riconoscenza allo sportivo che frequento io, ma a parte che non ci vado, ci tornerò, però ogni volta che qualcuno mi ha chiesto un contributo, io, poco, ma ho detto, dobbiamo restare in C1. Inutile che andiamo e torniamo. Ma come ha detto lui, senza Rumignani, con Rumignani, non ha importanza. Di allenatori ne troveremo qualcuno. Bisogna sapere scegliere.
E magari non vedrà soltanto il primo tempo, ma vedrà tutta la partita. Beh, vediamo, cioè, come non mangio più la minestra al giorno, allora può essere che ci stiamo un secondo tempo. Bene, allora l'incoraggiamento che va alla società, a De Berardis e a tutta Teramo Sportiva, viene dal Coppo con un applauso per quasi gol e per la Teramo Calcio.